Devi schiacciare il bottoncino. Capito, ma non ti vedo, non ci vedo più. Guarda. Ma quella è l'età. Oddio mio. Come stai? Guarda, Ti ti sta. faccio vedere una cosa, eh? Ora stai molto meglio, sì. Senti, Ti no, ti vedo pure più stavo. bello, ti vedevo. Infatti. Non ho. E sono senza trucco. No, Ma meno senti, ho male. sentito che domani è l'ultimo giorno, allora, eh? Sì, Ale, domani. Stamattina sono venuti alle 10. Io stanotte sono andato a letto tardi. Stamattina sentivo suonare il campanello di casa. E a un certo punto mi sono alzato. Erano 4-5 tutti con la tuta. Mi senti, Ale? Sì, ti sento. Mi senti? Sì. Ale? Io ti sento. Mi senti? No, stavo dicendo che stamattina praticamente sono venuti a farmi il tampone e sono arrivati alle 10, io ero ancora a letto. E si sono presentati tutti con le tute, tutti con le mascherine. Hanno fatto il tampone e domani mi dovrebbero dare un certificato che posso circolare tranquillamente. Wow. Quindi oggi in Cina chi è fuori praticamente è chi ha passato la quarantena e ha questo certificato. Sì. Praticamente ormai loro i casi che hanno sovvengono tutti da persone che stanno rientrando in Cina e quindi per questo loro hanno dei controlli che fanno paura. Però è l'unico modo per controllare il virus. È l'unico modo perché sennò qui hanno fatto degli sforzi incredibili per cercare di controllarlo e adesso hanno paura di riavere i soliti problemi. Capito? Ma Lì com'è diciamo la che situazione? qui siamo un po' indietro rispetto agli altri, nel senso che adesso da una settimana che qui siamo cioè, viene chiesto di stare a casa, però insomma non c'è l'obbligo, non ci sono ancora i militari, si spera che la gente insomma riesca a capire questo momento, cioè, è tutto partito un po' più in ritardo rispetto all'Europa e ovviamente rispetto alla Cina, quindi viviamo su noi che siamo distanti dall'Italia, no? Che l'Italia è in mezzo tra i nostri periodi, diciamo così. Quindi, boh, speriamo bene, nel senso che i casi stanno aumentando qui drasticamente, anche perché vengono coinvolte anche molte cliniche private dove prima non c'era accesso ai dati e di conseguenza. Poi dipende quanti numero di tamponi fai e boh, come si dice, adesso stiamo alla finestra per vedere quel che succede, no? Nel senso che bisogna aspettare, stare chiuso in casa, aspettare. Ma è quello che bisogna fare in questo momento, Poi tu lì l'hai stare in vissuta prima casa, di Ale, tutti, quindi. perché io l'ho visto. Io l'ho vista qui, la differenza è della gente che stava in casa, anche perché loro sono stati fortunati praticamente che era durante il Capodanno cinese, quindi già tutte le fabbriche chiuse, tutti gli uffici chiusi, e quindi per loro gestirlo è stato più semplice. Però l'hanno combattuto così, stando cercando di non trasmettere il virus tra persona e persona. E due cose. Non so se sai. 25 anni fa hai fatto l'esordio in nazionale. Così tanti gli anni. Ale. Mi senti? Sì. 25. Sì, l'ho Wow, detto. non lo sapevo. Non... Hai visto? Qua, oh. Sai Mi sono che messo prima su internet.
su questo sono un po' diverso da Pippo. Facevi le doti con la nazionale. E sai dove ho fatto l'esordio? No, però 25 Quasi anni fa. Vicino, quasi vicino a casa tua, che era a Salerno. A Salerno, però. Hai visto? Stadio bello, tutto pieno, sicuramente, ma era Gonzacchi, Sì, no? sì, sì. Sta facendo vecchio, Ale. Bene. Ale, ma non riesci a fermarti un attimo? È caduta la linea, Ale. Ale. Di uscire da internet. Ale, Riuscivo. fermati. Prova un E io mi punto. fermo. Ecco, fermo. Trova un punto. Io ormai ho trovato il mio punto. Vedi qua, ormai sono fisso qui. Devi trovare il tuo punto a casa tua. Stavo a Test trovare of il punto, time, poche però no. parole, Ale. Te amore. Non lo so, forse perché siamo così distanti, ma così uniti. Che ne so, io ti vedo bene, ti sento bene però. Lo so, io ti vedo un po' sgranato, ma ogni tanto vai via. Ah. Poi mi senti adesso? Si è fermato? Sì. Ah, bene, bene. No, no, Quindi la sì. prima cosa è per quanto riguarda i 25 anni del tuo esordio in nazionale, quindi tanta roba. E seconda cosa, volevo ringraziarti perché grazie a te, io e Massimo te l'ho detto, stavamo parlando di cercare di fare qualcosa per coinvolgere tutti i campioni del mondo, e grazie a te che hai trovato la formula per la nostra iniziativa. Quindi per questo ti volevo ringraziare e ringrazio il tuo staff, ringrazio tutti i ragazzi che stanno lavorando a questa cosa. E io mi sono permesso di già dire che fino adesso quello che abbiamo raccolto sono sopra i 300.000 euro. E l'idea è quella di già usare, cercare di usare questi soldi, perché è inutile tenerli lì per tanto tempo, cercare già di utilizzare questi soldi per l'acquisto di triatloambulanze. E quindi lascio la parola a te e volevo sapere se ci avevi novità. Mi senti? Che anche tutti gli altri ci stiano sentendo. Grazie per quello che hai detto, insomma, ma, però ripeto, siamo una squadra e andiamo avanti da squadra sempre, quindi nelle tue parole si nota che sei un grande capitano, tuttora, anche se fa l'allenatore, quindi No, senti, sì, esattamente quello che ci siamo detti, che comunque la gente magari pensa, ma noi glielo confermiamo che ci sentiamo ogni giorno praticamente io e te, con orari diversi, notte o mattina che sia. Certo. Quindi l'idea è proprio quella di fare subito qualcosa di attivo. Grazie ai ragazzi che lavorano con me, a tutti noi insieme, insomma, siamo in contatto ovviamente diretto con la Croce Rossa e nelle prossime ore avremo già, penso, individuato le ambulanze, autoambulanze da poter comprare, da poter, ovviamente, che la Croce Rossa deciderà. Quindi aggiorneremo presto tutti quanti su questo, ma sicuramente andremo con questa soluzione che è quella della Croce Rossa suggerita in prima battuta. Che sta operando, insomma, insieme alla Protezione Civile, da ricordare, insieme agli operatori sanitari, a tutti, medici, infermieri, per ovviare a questo momento di merda, inutile che ci giriamo attorno per molti italiani, per molti di noi. Quindi io penso che nelle prossime 24 ore potremo dare una notizia ancora più certa, lo faremo nei nostri social lo condividiamo prima nella chat nostra, così lo condividiamo con i ragazzi. Credo che abbiamo individuato
proprio le tre ambulanze da comprare, per rendere subito attivo quello che è l'aiuto che tutti noi e tutti quelli che hanno donato fino adesso hanno messo, ecco. No, no, perché quello è, per me te l'ho detto, è fondamentale perché noi campioni del mondo tutti ci siamo autotassati e la gente ci sta dando la fiducia e penso che sia giusto fargli vedere che questi soldi servono realmente a qualcosa di importante. Perché poi dopo così la gente capisce che stiamo cercando di aiutare quelli che sono in prima linea ed è fondamentale in questo momento. Fare squadra, ma non solo noi, ma con tutti quanti insieme. Quindi questo per me era importante dare questo segnale, te l'avevo detto. Quindi per questo ancora grazie a tutti quanti. Fondamentale, hai detto bene te, subito dare dei segnali positivi e noi lo faremo con totale trasparenza, per questo abbiamo scelto la Croce Rossa Italiana e il GoFundMe, che tutti possono vedere quello che sta accadendo. Vabbè, quindi mi tocca Certo. risentirti fra 24 ore. Mi puoi Vogliamo sentire dare quando vuoi. La notizia insieme fra 24 ore o 48 che sia, nelle prossime Tanto io prossimamente. domani sono ancora qui, quindi sono ancora a Da casa. dopodomani che faccio fatica a trovarti, quindi sarai in Dopodomani, no, no, vabbè, giro ma no, per sì, Guangzhou. a parte che qui è l'una di notte, quindi mi troverai sempre verso quest'ora, mi troverai sempre. Perché come ti ho detto io lavoro di sera, lavoro, io ormai lavoro più di quanto tu pensi ormai, ti ho detto non ci vedo più, i ragazzi fanno le domande, ci salutano, siete dei grandi, siete così, ma Sì, io non vedo infatti, niente, no. ma non vedo niente perché mi dovrei mettere Leggo gli io per occhiali. te. Ormai sembra questi occhiali, sembra che c'è una maschera da sott'acqua. Ti mando io un paio di occhialini giusti, giusti, Bravo, bravo. che Questi sono da come si lavoro dice, proprio. che fittano bene con il tuo profilo Bravo, bravo, bravo. italo-greco-napoletano. Ale, ma Va com'è la tua bene. vita a Los Angeles? Mi spieghi com'è la tua vita a Los Angeles? E com'è? Qua adesso dici o in generale? Perché adesso In siamo in generale. casa. In generale, In in generale. generale si sta molto bene, nel senso che il clima è un grande plus qua, no? Io mi ricordo te quando sei venuto su a Napoli, da Napoli sei venuto a Torino, e poi da Parma. Scusami, sei venuto a Torino, ma mi parlavi spesso di Napoli, del fatto del sole, del caldo, eccetera, eccetera, ti dicevo, ma cosa vuoi che sia, no? E invece devo dire che avere il sole spesso, il mare vicino, aiuta tantissimo nello spirito. No, ma stai meglio, Ale, stai più allegro, stai più, capito? Non ti napolizzare troppo, ok? Ricorda che sei a Guangzhou, quanti abitanti fa Guangzhou? 28 milioni? 30 Ah, no, mamma milioni. mia, La provincia di Guangzhou sono 30 milioni. E qua un quando po' da. inizia. Qua il problema è quando. E adesso inizia a stare, fa un po' rizzare il caldo. È il periodo delle piogge. E viene giù il mondo, viene giù tanta di quell'acqua che fa paura. E infatti, bisogna allenarsi sempre un po' più tardi. Ma soprattutto quando viaggiamo, qui le distanze sono incredibili. Perché quando andiamo a Pechino, per dire, sono 3 ore di volo. Sono tre o più di 3 ore di volo e diventa lunga. Praticamente noi una trasferta perdiamo dai 3 ai 4 giorni per andare a giocare in trasferta. Però Mi sembra che sia molto vasto. sì, è un continente praticamente. Però speriamo di tornare presto a giocare perché praticamente ti spiego che lunedì inizio per la terza volta la preparazione. Ho iniziato a Dubai a gennaio, ne ho fatto un'altra a febbraio, sempre a Dubai, e adesso ne ricomincio una qui. E il problema è che i brasiliani sono ancora in Brasile e non so quando possono rientrare in Cina. Perché con tutti i voli che adesso Certo, non cancellati, ci eccetera.
cancellati, così il problema adesso è tornare in Cina. Ma pensano di iniziare il campionato in maniera regolare o con qualche ritardo o di Ma togliere delle partite? qui adesso l'indirizzo è quello di cercare di far ricominciare tutto prima possibile. E l'idea dovrebbe essere maggio. Adesso, i primi di maggio dovrebbe essere la data. Il problema sarà la Champions League asiatica, perché io non so se quella si potrà fare o no. E quella, secondo me, ci sarà un po' più di problemi, anche perché qui già si giocava tra marzo e novembre, un po' come in Australia, no? In Australia è uguale. Ale, rispostati. Ah. Mi senti? Sì, adesso ti sento pure, guarda, ti sento, guarda, ti vedo anche bene, non ti muovi. Ok. Ecco, Non ti sta muovi, fermo Ale, così, non ti guarda. muovi. Non muovo neanche la testa, muovo solo gli occhi. No, lascia stare, non ti muovi, non ti muovi. No, ti E dicevo, quindi, in vabbè. Australia no, da ottobre a maggio. E in America qui che fanno da marzo a novembre, febbraio, marzo, novembre. Quindi hanno iniziato due partite in realtà. Ah. C'era David qua, Beckham, che ha giocato la prima qua a Los Angeles e ne ha giocato Vabbè, un'altra e poi sì, 1-0 e poi la seconda e poi ha fermato tutto. sì, è un casino. Come in Italia adesso si fatica a capire quando si può ricominciare. Sì. Vedremo un po', ci aggiorniamo. Ah, certo. Bene. Vabbè, senti, buonanotte, che ho bisogno di dormire un po', eh. Anch'io ho bisogno di dormire. L'1 e mezza. Sì. No, Vado a dai. vedere un po' di Netflix. Va. Poi Vai, ci no, devo chiamare sentiamo. a casa, devo chiamare i miei figli, mia moglie, mio Tutti a padre che Napoli? sicuramente. Sì, sono tutti a Napoli. Sono Ok. tutti a Napoli, sono tutti che stanno chiusi in casa, a parte mio padre, che è l'unico quello che ogni tanto vuole scappare. Sai, altra generazione, fanno fatica quelli, però bisogna costringerli a stare a casa. Sì, soprattutto loro. Infatti, c'è mia mamma che ha 79 anni, è casa bloccata. Vabbè, sì, prima di salutarci, salutiamo tutti quelli che praticamente non abbiamo mai cagato, che sono quelli che ha scritto fino ad oggi, perché noi abbiamo parlato delle cose nostre. Ragazzi, scusate se sto giro non abbiamo mai preso in considerazione. Ciao Ale, ciao Fabio, ecco qua. Saluti, baci. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, seguito. Vi aggiorniamo presto sull'evolversi di questa nostra raccolta fondi. Fabio, buonanotte, buon riposo. Buonanotte Ale, Ci approfitto a sentiamo. volo Ale Sì. per ringraziare quelli che, anche i tanti calciatori, ex calciatori che ci sono stati vicini in questo inizio di questa raccolta fondi. Perché Sì. abbiamo chiamato tutti i nostri amici e tutti, hanno risposto presente. Per me questa è una cosa molto importante. E quindi li voglio ringraziare anche a loro prima di salutare a tutti quanti. E ci vediamo Bravo. presto. Va Ciao bene. Ale. Ciao Ale. Ciao, ciao, ciao. Ma sorda Ale. A tua. Ciao.